I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Buon sabato, buon pomeriggio amici di Casalotto, mi vedete oggi sono pimpante e felice perché li avete visti. Non ho solo Lio, non ho solo Marco, ma le ho tutte e due. Marco e Lio, ciao, ciao buon Clara, pomeriggio. Ben ritrovata, un ben ritrovato va a tutto. Un po' malati tutte e due, sì, però siete in splendida forma comunque. Esatto, ecco. Un ben ritrovato va ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto, appuntamento importante in questo sabato pomeriggio. Ci siamo visti anche nella giornata di ieri, sì, più o meno malati uguali, però insomma ci siamo. Quella di questa sera, inizio a ricordarlo, settima estrazione del mese. Io sono già col tablet in mano, tra poco lo passo perché ovviamente... Ovviamente no, non serve durante la diretta del sabato, quindi me lo tengo io perché sto ripercorrendo i tanti scontrini che avete inviato invece proprio per i risultati che si sono ottenuti nella scorsa estrazione. Tra poco ne parliamo, intanto ciao Lio, un ben ritrovato, ma c'eri anche ieri insomma. Assolutamente sì, ciao Marco, ciao Clara, buon sabato pomeriggio a voi qua in studio, buon sabato pomeriggio agli amici e alle amiche che stanno seguendo questa nuova diretta assolutamente improntata all'estrazione di quest'oggi, per cui avremo delle importanti informazioni chiaramente valide per quest'oggi, perciò continuate a seguire la diretta del sabato pomeriggio, anche perché è molto importante seguire la diretta in quanto tramite le condizioni che io e Marco abbiamo rilevato nelle stazioni di giovedì sera abbiamo creato questi aggiornamenti ed è importante soprattutto per tutti voi, per tutti coloro che sono a casa a seguire il lotto, capire il perché dobbiamo valutare determinati numeri appunto per tentare una vincita da Ambo o da Terno. Perciò continuate a seguire anche perché non mancheranno le notizie, non mancheranno le informazioni. Beh, insomma, la nostra Casalotto è partita anche in questo fine settimana. È vero, è parte alla grande come sempre. Infatti, gli amici sanno che i nostri appuntamenti su questo canale 53 Italia 53. Ma sta andando molto bene, infatti complimenti anche ai nostri ragazzi per il dopo estrazione, perché come sapete ci sdoppiamo i giorni di estrazione, il martedì, il giovedì e il sabato, siamo sia su Italia 53 che sul canale La TV 164 e poi il dopo estrazione un'altra mezz'oretta siamo soltanto sul canale appunto 164 e dicevo complimenti perché so che sta andando molto bene, vi seguono attentamente. Beh, infatti anche stasera avremo la classica e consueta diretta dalle ore 20 alle ore 20:30, quindi in anteprima nazionale avremo le 11 ruote italiane e poi dalle ore 20:30 alle ore 21 solo sul 164 la TV avremo il dopo estrazione. Il dopo estrazione che spesso e volentieri noi valutiamo un sistema importante, quindi voi avrete l'opportunità di trascrivere questo segnale, ma attenzione perché magari anche stasera ci sarà la possibilità, una possibilità richiesta oramai da tanto tempo da molti di voi, ovvero quella di entrare in diretta con un semplice numero urbano. Bene, questa è una gran bella cosa, per cui mi raccomando, alle ore 20 avete l'appuntamento, anzi un piccolo ma doppio appuntamento, 20 estrazione in anteprima nazionale e 20 e 30 il dopo estrazione. Ma che avete da parlare? Ne parliamo.
No, in realtà lo stavamo commentando, appunto. Infatti, poi no, hai detto è stasera la settima estrazione. So che il 7 è un numero buono, di solito, numero, vero? Sì. È proprio la settima del mese che a me lì interessa in modo particolare. In realtà, stavo chiedendo a Clara: sabato scorso te la sei scampata per impegni di lavoro, ma stasera nel dopo estrazione ci sei. Sì, sì, ecco. ci sono. Esatto. Chi si muove? Molto bene, dai, quindi, dai. Insomma, vedremo come comportarci. Se ci sono altre cose, ti ridò la parola, altrimenti io scappo in redazione perché vorrei partire. Insomma, io stavo vedendo. Scappa. Vado allora. Va bene, parto io. Stai buono te, riposati. In realtà, insomma, stavo ripercorrendo anche alcune delle vostre richieste, come abbiamo ricordato, insomma, nella giornata del sabato, come gli appuntamenti serali, WhatsApp, insomma, non gli dedichiamo troppo tempo, poi magari, insomma, dopo. Adesso no, ci sono tante richieste su quella che è stata l'altra sera, quindi nell'ultima estrazione ancora, devo dirlo, una delusione, perché il gioco del 90 su quella di giovedì, insomma, non è sicuramente tra le vincite migliori. Però martedì col 12-90 della nazionale e gli altri risultati della stessa, insomma, proprio zero non abbiamo fatto. Occhio al consiglio dedicato ad oggi, perché è vero che il 90 non è sicuramente tra le vincite più importanti all'interno di questo mese, ma ha delle caratteristiche che sono fondamentali. Ci dobbiamo provare, venite con me. Rieccoci e wow, allora oggi sì, fantastico, meraviglioso, la notte stellata di Van Gogh 1889. Beh, questo è uno dei quadri più famosi, credo che di Van Gogh sia nella top 5, sì, ne conosciamo alcuni, insomma sono quelli per cui appena si vede, più che copiato, usato davvero in mille modi, sappiamo di chi è quantomeno. Molto bene, il suo titolo è La notte stellata. Vado a toccarlo, lo facciamo sparire, perché per quanto riguarda le opportunità non ci serve Van Gogh. Andiamo a vedere l'895-095, lo vedete già qui sotto, anticipo io sarò veloce, ne abbiamo già parlato nella giornata di ieri, qualcuno forse si è perso l'appuntamento del venerdì pomeriggio, ma anche magari il serale, ed è qui in questo sabato. Il tempo stringe, quindi oggi mi perdo meno in chiacchiere, l'intenzione mia è di Lio è di accompagnarvi a questa sera, proprio alla settima estrazione del mese, con dei consigli importanti. Si è già tanto parlato di 90 in questi giorni, come dicevo dallo studio, non è una vergogna se è stata una schifezza in relazione al 90 all'estrazione di giovedì, è andata male. Martedì qualcosa abbiamo tirato a casa, per questa sera le possibilità sono alte. Intanto lo vedete, Genova-Milano, ruote consecutive, attenti anche perché quelle ruote hanno dei ritardatari importanti, ma è quel 20.70 che poi troviamo anche a Venezia e lo abbiamo analizzato proprio giovedì sera insieme, quel 20.70 che rappresenta una straordinaria somma 90. Fate attenzione a Genova-Milano, ma dovete anche porre attenzione al 48-42, perché quel Bari-Firenze con i terzi estratti che ci danno anche un'indicazione per quanto riguarda la possibilità di gioco dell'estratto determinato, e quindi un 90 terzo estratto è già un po' che manca all'appello, ed è Bari ed è Firenze appunto a fornircelo attraverso questa somma 90 che arriva all'interno della stessa decina, che è la quarantina, ed è il 48-42. Qualcuno di voi si sarà reso conto che è esattamente la stessa condizione che invece era mancava la S, traslata dall'estrazione di martedì nei confronti di quella di giovedì. Insomma, un ottimo 90, occhio perché il gioco del 9 e del 90 per questa sera è fondamentale. Quello che troverete sono tre ambi e un terno per quanto riguarda le consecutive di Genova-Milano, e qui vi chiedo di fare attenzione perché delle due quella che vale di più, e occhio anche al vertibile, quindi c'è un ambo che deve essere abbinato interno al 90, basta un euro per giocarlo nell'altra traccia. Questo è per Marco e Lio lo speciale 9 e 90. Occhio a una caccia che è sempre aperta e che molto spesso va a buon fine. 895-095 è il portale più usato e amato dagli italiani. Ricordo quindi che solo con le news statistiche di Casalotto, dopo il tasto 3, pagando 2 euro da rete fissa, 1 euro in più da tutti i cellulari, avrete questo straordinario consiglio. Non perdetelo! We'll be right back.
amiamo a te, è quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che. Rientriamo nel nostro salotto per parlare della prima notizia di oggi, perché ricordiamo un personaggio grandioso, secondo me il re proprio del cinema in assoluto, Charlie Chaplin. Che a chi non piace? Impossibile non piacere, non far piacere questo grandissimo attore, poeta, regista, nato a Londra il 16 aprile, proprio un giorno come oggi, del 1889. I suoi film, sicuramente quelli più belli sono quelli muti, ce li ricordiamo, La luce della città, dei capolavori veramente. E poi lui, insieme ad altri attori e registi, ha fondato la United Artists, che è la prima casa di produzione indipendente delle grandi majors del cinema. Quindi ha fatto veramente tanto e lo ricordiamo con piacere. Infatti io rivedo anche i suoi film con grandissimo piacere, no? Era anche un bell'uomo, l'abbiamo sì? visto struccato, perché insomma sempre un po' adesso in quell'immagine precedente. L'ho amato tanto anche come regista, perché ha fatto poi delle belle cose. Era inquietante, perché poi in realtà nel muto lui era un comico, insomma Charlotte, Charlie Chaplin, un comico che andava a toccare un po' alla Fantozzi, no? Che arriva dopo, argomenti di vita comune, ma insomma c'era anche del triste, non era proprio la comicità del mi spancio per la sciocchezza fatta. Devo dire, insomma, geniale, un genio, bravo, in tutti i sensi. Sì. Beh, assolutamente, anche a me, io sono dello stesso parere vostro, sicuramente dei capolavori che nessuno mai farà più, anche perché comunque in quegli anni risultava comunque difficile effettuare determinati lavori, ma quello che mi ha colpito sempre nel visionare appunto il film di questo grande artista è la finale del film, ovvero il film di Charlie finivano sempre con una strada e lui percorreva questa strada. Vero. Come segno, non la ricordo sta roba. E io mi sembra, se non sbaglio, ma però in tanti film c'è sempre quella sua camminata su una strada. Sì, pantaloni corti. E andava verso chissà che cosa, magari un qualcosa che stava ricercando o che comunque era la ricerca, per cui... Beh, che era stato anche coraggiosissimo ad interpretare quello dove insomma prende un po' per i fondelli Hitler. Il grande dittatore, no? Anche quello lì, in quel tempo, in quel momento, è stato coraggioso. Gran coraggio. È vero. Bello, però, fantastico. Stupendo, sì. Poi sai che avevo letto che lui, veniva da una famiglia poverissima e sua mamma faceva l'attrice nei teatrini, quelli orrendi, no? Che, e quando una volta lei si ammalò, lui
lui aveva 5 anni e prese il suo posto pur di fare lo spettacolo di prendere i soldini. Ma quindi lo sapeva a memoria, eh, certo. Sì, lui lo sapeva, si è messo a cantare, a recitare, quindi da lì in poi hanno visto, meno male che aveva un talento incredibile. E questo dimostra che quando si ha stoffa, quando si ha talento, le cose magari che nascono così casualmente sono sempre le migliori, sono quelle che comunque ti possono veramente accompagnare per una vita. Assolutamente sì. Oh, parlando di stoffa, anche qui c'è la stoffa, quella buona. La stoffa, ecco. Jeans, io amo oggi, il jeans. Oggi jeans e cotone, un misto, ecco. Ma quella stoffa interna, cari, che vogliamo sentire. Prego. Va bene, ora io mi alzerò, andrò in redazione. A grande richiesta in questo sabato pomeriggio, la redazione di Casalotto, e la dobbiamo ringraziare, già dà una possibilità, la possibilità quella di sfruttare questo codice interessante che costa poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Perciò attenzione, perché questo è l'aggiornamento del sabato pomeriggio, questo è l'aggiornamento che vi permetterà con questa chiamata di avere uno speciale. E al mio fianco ho il grande esperto del gemello 88, sapete che comunque Marco è espertissimo di questo numero gemello, ovvero l'88, e nell'arrivo dell'88 dell'altro ieri alla ruota di Palermo e alla ruota di Roma, attenzione perché l'88 ora come ora si è spostato su un'altra ruota, ma attenzione alla condizione che ora vi illustrerò. Seguitemi, grazie. Eccomi in redazione, ancora una volta bellissimo questo quadro, lo voglio commentare anch'io, questa notte stellata, adesso arrivano queste bellissime e calde notti stellate, un capolavoro assolutamente indescrivibile, un capolavoro che tutti quanti ricordiamo. Io ora tocco questa notte stellata, ecco che appare il quadro estrazionale e vi voglio portare appunto nelle condizioni della ruota dell'8 di Genova, dove il 33-55, questo ambo gemellare, è molto interessante, molto importante per quanto riguarda il nuovo 88. Noi dobbiamo, attenzione amici, fare i conti anche con il triangolo di gemelli alla ruota di Genova e Roma. Signori, attenzione, perché questa valutazione è molto efficace in quanto ci ha consentito di valutare, di elaborare un qualcosa di sorprendente, ma vi posso dire di più, assolutamente sì, questo 70, vedete questo zerato alla ruota dell'8 di Genova, è molto interessante perché è di figura 7 come l'88, l'88 è un gemello di figura 7, e allora attenzione perché Marco proprio giovedì sera al telefono mi ha spiegato il perché l'88 deve tornare alla ruota di Genova. Allora signori, attenzione perché c'è questo specialissimo 88 solo per una ruota a Genova con un ambo e un terno. L'abbiamo semplicemente chiamato l'ambo di Casalotto. Attenzione perché è molto interessante questo, quindi è da valutare attentamente. Questo è perfetto proprio per quanto riguarda questa nuova valutazione. Poi attenzione, Genova-Palermo, terno solare. Questo terno solare, il terno di aprile, è quello che nasce da questo triangolo importante. Allora signore, attenzione, abbiamo la valutazione dei gemelli del triangolo di Genova-Palermo e sono due ruote importanti perché sono due ruote gemelle, e attenzione all'88, ruota unica Genova, un ambo e un terno, e il terno solare di aprile è quello che arriva dal triangolo gemellare. 89 22 88, quanto costa questo portale? Allora attenzione amici nuovi, questo portale costa veramente poco, costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, perciò chi ha rete fissa, chi ha il comodo telefono a casa, ma chi ha ancora il più comodo cellulare, attenzione perché potrà entrare e avere la valutazione totale con una sola chiamata al costo di poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Via con le vostre chiamate, questa è la regola dei numeri gemelli alla ruota di Genova e Palermo. Del mattino.
che via mi porterà. Bene, allora abbiamo parlato di questo grande genio Charlie Chaplin, che è nato un giorno come oggi, ma un giorno come oggi, un po' di tempo prima, se n'era andato un altro grande genio spagnolo, uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, Francisco Goya y Lucientes. Eh sì, proprio se ne andava un 16 aprile del 1828. Dopo aver lasciato, va bene, eredità delle pitture e incisioni di grandissimo valore. Lui era sempre molto attento al sociale e raggiunge il suo massimo livello, lo abbiamo visto prima, nei Caprichos, che praticamente sono state le sue prime opere non commissionate, perché dopo lui era diventato amico di tutti i nobili, non era così pappa e ciccia con il re, regine, principe di qua e di là, e praticamente ha fatto un sacco di ritratti, lui faceva soprattutto dei ritratti. Molto belli, sì, anche, sì, sì. E poi ecco, proprio qui in questo quadro si vede l'incisione sotto che dice: il sonno della ragione genera mostri, che era un poeta, anche lui era proprio... Mi sbaglio o ti piace Goya? Ah, adoro Goya, mamma mia. Guarda, mi ricordo... È inquietante, eh? Sì. Per certi aspetti, sì. Sì. Però, un genio. Però, mi ricordo ancora la maja desnuda, che è una roba che... Quando, tipo la Mona Lisa, no? Quando la vedi rimani incantato per ore. La maja desnuda uguale, era... meraviglioso, no? Molto bene. Quanti ne possiedi di Goya? Ah, guarda, una collezione. Sì, proprio. No, perché ne hai indicato uno con un'incisione sotto che in realtà non c'è, quindi vuol dire che lo conosce. Ho detto, ce l'avrà appeso in bagno. Bravo, come lo... No, guarda, va bene. Però sono tutti assicurati, quindi ladri... Ah, molto bene, molto non... bene. Non posso, quindi state venire lontano. Beh, assolutamente è genioso, anche genioso, sì, appunto, nella sua unicità. E poi questa frase, il sonno della ragione genera mostri, è una frase che comunque, se ci riflettiamo, ognuno può trovare delle conclusioni, ma ora della fine la conclusione arriva semplicemente alla ragione di questo grandissimo poeta. Ah, me ne si girano anche da sveglio. Sì, sì, di mostri. Ecco, va bene, allora, dei geni della pittura, i geni dei numeri qua, dai, mi piace fare questi paragoni oggi. Chi è che va in redazione? Marco. A chi tocca? Vado io e andiamo a parlare di quello che è un bel casino, perché in questo momento il gioco dei centenari è davvero particolare. So che, insomma, disturba e distoglie in altri casi molte persone dal gioco, perché quando è così, abbiamo già ampiamente spiegato, insomma, i centenari non è una rarità che possano essere 4, 5, 6. Se andiamo avanti e stasera
non se ne presenta 1/2, intanto ne sta per arrivare un altro, quindi questa sera potenzialmente il 18 potrebbe diventare un altro centenario, quindi saremo a quota 7. Nell'arco di due estrazioni nella prossima settimana c'è un altro 28 che gironzola, che è il secondo di Genova, mentre il 18 è il secondo di Torino, lo volevo ricordare. Insomma, ci possiamo ritrovare in pochi turni, quindi entro giovedì, con 8 centenari. Qui la resa dei conti ormai è alle porte. Io e Lio un'idea chiara ce l'abbiamo, diamo anche un'occhiata ad alcuni piccoli risultati che abbiamo ottenuto giovedì con il gioco dei centenari su tutte le ruote come recupero, e poi vi do l'indicazione per questa sera. Ce ne sono un paio molto carini, 2 di 6, andiamo. Rieccoci, e allora mandiamo sotto questo cielo stellato di Van Gogh, intanto l'89-22-22 lo vedete, quindi straordinario è questo portale che è l'8-shock, ma questa sera, per questa sera diventa uno straordinario ultimo minuto speciale centenari. Andiamo a dare un'occhiata a quella che diventa invece una traccia importante relazionata al gioco appunto dei centenari. Intanto alcuni dei vostri scontrini: il 70, lo sappiamo, è un ritardatario straordinario per la ruota di Napoli, ha una quota che è 143 turni di assenza. Io e Rio avevamo proposto un terno dal Milano-Napoli, quindi qui c'era il 7-38-70 e arriva purtroppo su tutte le ruote, perché sappiamo che il 7-38-70 è appunto caduto a Venezia. Però con questa giocata sono 500 euro vinti, quindi insomma non è proprio una roba orribile. Questo è un terno secco su tutte le ruote, sempre rimanendo su tutte, quindi un recupero che vale meno rispetto al terno secco, che invece non è un recupero, è una straordinaria vincita. Ci sono una serie di 30-60-90 secchi in terzina, il 30-60, sapete che c'è l'altro centenario che è invece per Milano, il 30, ed è arrivato. Questa è la terzina simmetrica più vinta nella scorsa estrazione. C'è un altro bellissimo primo colpo di gioco che è o in terzina o alla peggio in quartina, ma sulla ruota di Genova, ed era proprio il consiglio per giovedì, il 33-55. Questo è un ambo che avete vinto su ruota al primo colpo proprio dal portale che contiene le news statistiche. Allora mi fermo un attimo, perché poi andiamo anche a vedere invece l'altro terno che è arrivato su tutte al primo colpo dal portale al costo di un caffè, ma io non posso perdere troppo tempo perché l'80 89-22-22 è un servizio straordinario. Per quanto riguarda le condizioni, quindi fate attenzione dei centenari, noi ci siamo occupati oggi del 53 e del 70, soprattutto per quanto riguarda le due tracce in relazione al gioco di Bari Nazionale, che noi vediamo e trova conferma dal triangolo di numeretti, quel 3, quel 5 ci riporta ad un 53 che sulla Nazionale può essere usato. Gli altri due, lo dico, sono più importanti, quindi Napoli-Palermo. Perché? Perché il 10, ricordiamo, è un simmetrico del 70, che è l'attuale centenario, il 71 è un laterale. Stessa cosa accade su Palermo. L'88 è il laterale dell'89, quindi attuale centenario, e il numero 29 ne è simmetrico. Quindi c'è la stessa identica traccia su queste due consecutive che ci portano a confermare il 70 e l'89. Quanta roba c'è? Un ambo e un terno, quindi è davvero poco ciò che si va a giocare usando uno dei giochi più complicati di questo momento storico dedicato ai centenari. Non perdete questa possibilità. Io vi aspetto con Lio, ovviamente, nell'89-22, non nel, dall'89-22-22 dopo il tasto 3. Mi raccomando, tutta la rete fissa paga 2 euro, solo 1 euro in più per tutti i cellulari. Cercano, ma non si fan trovare facilmente. Tutti li inseguono, tutti li aspettano, ma a volte non si vedono per niente. Corrono nell'immensa prateria, al galoppo li vedi andar via, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari.
Ma non si fan pescare facilmente. Tutti li implorano, tutti li bramano, ma spesso non ti filano per niente. Fuggon coi cavalli mentre a terra, giù dai canyon e su per la sierra, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, tutti li coccolano, tutti li scrutano, ma sono estremamente riservati. Tutti li annotano, tutti li citano, e prima o poi saranno catturati. Sono sempre in fuga, sempre in corsa, chi li prende riempie la sua borsa. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha. Si fan trovare facilmente. Eccomi in redazione, intanto vediamo degli scontrini. Ringraziamo ovviamente tutti gli amici e tutte le amiche che hanno voluto mandarci le testimonianze delle vincite che avete realizzato l'altro ieri sera con i nostri consigli. Ecco, questi non sono altro che i nostri consigli. Noi abbiamo valutato dalle condizioni e preparato questi aggiornamenti, questi numeri, ve li abbiamo trasferiti e vedete che sono arrivati quando in ambo e quando interno. 33,55 alla ruota del lotto di Genova, questo è stato un ambo, un bellissimo ambo su quattro numeri, non secco, non è arrivato il 90 e nemmeno il 25, ma comunque anche un ambo su quattro numeri, beh, insomma, va bene, assolutamente sì, ma va bene anche il terno 7,38,70, questo è stato un terno importante perché un terno secco, se arrivava alla ruota del lotto di Napoli, era un terno a ruota. Ma ci possiamo accontentare anche di tutte le ruote, soprattutto quando è secco. Amici, attenzione, perché quel 7,70 crea una condizione, del resto come il 3,30. Bene, anche questo 3,30 è stato un altro ambo vinto, sempre a tutte le ruote. Attenzione, veramente molta attenzione, perché siamo alla ruota del lotto di Venezia e il 7,70 è una conferma importante per quanto riguarda un'ottima condizione. La condizione
condizione del 77, 3,30 alla ruota del Lotto di Bari crea un'ottima condizione per il 33 e attenzione a Roma al 90, la magnifica 30-60 simmetrico di somma 90 conferma a Roma alla ruota della capitale il 90, due ambi e un terno secco per Roma, una ruota 33, un solo terno a Bari e 77, un ambo e un terno a Venezia. Allora signori, attenzione, perché io e Marco abbiamo voluto valutare ruota singola? Beh, perché diventa facile, non è più complicato giocare un ambo e un terno magari su due ruote o su tre ruote, è ruota singola, perciò potrete valutare anche l'informazione con mezzo euro in più, non avrete confusione e la possibilità di giocare anche a tutte le ruote a recupero ruota nazionale. Allora, tre punti importanti, il 90, l'ultimo numero, e due gemelli dispari, il 33 a Bari e Venezia 77. Via con le vostre chiamate, 89 22 77, ripeto 89 22 77, entrate e dopo schiacciate il tasto 3 e sarete in linea con questo importante speciale ruota singola. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento. Allora, facciamo gli auguri, ci voleva qui la bella torta, magari bianco e nera, non lo so, no, no, non è il compleanno della Juve, ma di James Bond. Eh sì, infatti, se volete, da oggi e fino al 4 di settembre, lo dico anche a voi ragazzi, potete andare a Parigi, alla Grand Hall della Villette di Parigi, perché c'è questa mostra appunto dedicata a 50 anni di stile di James Bond, quindi questa evoluzione cinematografica della spia più famosa del mondo. Ci saranno 500 oggetti originali utilizzati in più di mezzo secolo di film, tutti da Licenza ad uccidere, Goldfinger, Skyfall, Spectre, di tutto di più. A voi piace questo genere? Sì, uno no, uno sì, uno no, ecco qua. Non troppo. Neanche a me. No, sono un po' alla prima versione dove c'era ancora Sean Connery, allora lì, boh, no, li ho visti, però non è il mio genere. Poi mi piacciono, insomma, ci sta l'avventura, tutte le robe un po' strambe, però non è proprio il mio genere. No, infatti, neanche il mio, però invece Lilio mi sembra Beh, non mi dispiace, assolutamente non mi dispiace. Rispetto a tanti altri, io lo trovo molto originale, appunto, nei suoi lavori. Soprattutto sono incuriosito da questa mostra di Parigi, appunto, per quanto riguarda
riguarda questi oggetti, che comunque lui ha usato nei suoi lavori. Beh, lui e tutti gli altri, perché sono una valanga di 007. Sì. No, stavo dicendo a Lio, in realtà l'ho distratto, quindi mea culpa, perché mi hai scatenato una roba strana. Tu stavi parlando adesso, ovviamente, leggendo la notizia, andavano le immagini, la gente a casa non ha visto. Stanotte, un flash, ho sognato che ero a Parigi. No. Io non sono mai stato a Parigi, l'ho anche ricordato, è successo più volte parlando, perché in ogni versione della mia vita dove si era organizzato il weekend, io stavo male, ero malato, non sono mai riuscito ad andare, a un certo punto ho detto io non ci vado a Parigi, non mi interessa, ho visto tanto altro Parigi, ma stanotte un flash, ho sognato che ero a Parigi, non lo so, che dirà gente, che me ne frega a me. No, ma tipo dove eri, che cosa facevi? La Tour Eiffel, ricordo che avevo uno strano senso di, mi manca l'appello da un po', perché insomma come molti italiani sono un po' appesantito, non solo fisicamente ma dal clima, quel senso di leggerezza, di piacere, di gioia, ed ero un turista in giro per Parigi davanti a questa Torre Eiffel, stavo comprando qualche gadget ridicolo, felice di essere lì, e mi è venuto in mente adesso, io non sono mai stato e quindi forse è arrivato il momento che ci devo andare, non per lo 007. Sì, non organizzare un weekend, perché magari dopo sei male, organizza un mese. Magari fai una serie, perché una, il francese è un po' complicata come lingua, però non lo so, mi è venuto sto flash, ecco, basta, no, finito. Vai, infatti è un segno che devi andare. È arrivata l'ora, dici? Sì, va poi bene. Ne vale la pena, troppo bello, dai. Non lo so, e vedi, adesso però penso al sogno, era fantastico, penso alla realtà, non c'ho voglia di andare, però c'ho voglia di andare in redazione. Allora venite con me, quindi rivediamo quella che è un'opportunità per tutti, perché al solo costo di un caffè c'è un ottimo consiglio. Come ha detto Lio prima, insomma, lui ama dire che io amo il gemello 88, ma perché insomma in tanti anni trascorsi anche con voi abbiamo osservato e analizzato quelle che sono le tracce che ci consentono di trattarlo, e devo dire che tanti bei risultati sono arrivati, non solo un tempo ma anche di recente. Vedremo che cosa questa sera arriverà. Venite con me. Rieccoci, allora massima attenzione non solo al fantastico quadro di Van Gogh, ma anche a un'opportunità che viene data attraverso un portale che costa quanto un caffè, 89, 22, 88, e lui, Lotto Flash, al costo di un euro da rete fissa, poco più di un euro da tutti i cellulari, occhio al tasto 3. E allora mandiamo per un attimo via Van Gogh e andiamo a vedere perché l'88, che è già uscito 4 volte, lo sapete, in 2 estrazioni, rappresenta in questo momento storico un'opportunità. Allora, intanto all'interno del servizio ci sono 2 strade. Uno è il terno solare, definito tale per il momento storico, ovvero stasera 7ª estrazione del mese. E questo sapete essere l'aggiornamento esclusivo per la giornata. Il terno solare nasce dalla condizione del triangolo di gemelli, quel 33-55-88, quindi il terno solare è Genova-Palermo, un terno si rischia un euro, un'opportunità. Il pezzo forte dedicato ad un possibile 88 è proprio per la ruota di Genova. Genova in realtà lo sappiamo perché l'altra estrazione lo aveva dato come 5º estratto. Ricorderete che l'avevamo analizzato come multiplo del 22, che è appunto l'attuale centenario. E qui vi regalo anche un piccolo ambo, perché il 22-88 non è poi così improbabile, semplicemente perché l'88 e il 22 spesso come ambo arrivano. Guarda caso sono anche i numeri del portale, qui mi è caduto l'occhio, ovviamente è tutto casuale, 89, 22, 88. Ora, a parte sta roba che possiamo utilizzare con un euro, fate attenzione all'88 che nasce dalla somma dei gemelli 33 e 55 che ci sono sulla ruota nazionale. Vi ricordo che il 33-55 lo abbiamo vinto anche al primo colpo di gioco su Genova. Ecco, forse la regia, almeno uno dei tanti scontrini che avete mandato, lo vediamo, eccolo qua. Ed era proprio la condizione Genova-Palermo, quindi il 33-55 non ha fatto diventare miliardario nessuno, però è un ambo su ruota coi 3 o massimo 4 numeri che è arrivato dal portale, vi ricordo il numero 895095, sempre per essere chiaro. Ora, lasciamo stare i risultati, la condizione l'ho spiegata, occhio all'88 di Genova e al terno secco di Genova-Palermo. Per quanto riguarda Genova c'è un ambo e un terno e pagherete il tutto solo un euro usando il portale 892288. Tasto 3, tutti i cellulari, tutta la rete fissa, un euro, poco più di un euro è la spesa totale. Come sempre vi dico, vi aspetto dopo il tasto 3 al costo di un caffè. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno,
via mi porterà. Tu sei quella aspettata, la donna ritrovata, e sempre bella attesa, bellissima sorpresa. Tu sei madre di pace, sorriso che mi piace, mio bosco, mio giardino, e sarà qui vicino. E la voce tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà. Bene, bene, allora oggi festeggiamo ancora un altro personaggio, non dico genio come quelli di prima perché non, no, molto bravo in quello che fa, però vabbè, io non l'ho seguito molto quindi non so come sia, Antonino Cannavacciuolo. No, beh dai, mi piace. Nel campo devo dire che è un genio. Bravo, bravo. Ah, sì? Sì. Ah, è un bestione, è quello lì. Non l'ho mai seguito, quindi non posso dire nulla, so solo che appunto oggi fa 40 anni, sembrava che di più, no? Beh, qualcuno in più, sì, sembrava 40, qualcuno in più. Mamma mia. Io pensavo ne avesse meno. Veramente? Sì, sto pensandolo in una delle sue trasmissioni, che era Cucine da Incubo, e mi sembrava un ragazzotto un po' pieno, insomma, un bestione, perché si capisce che è alto 2 metri, però pensavo fosse più giovane, vabbè, 40 anni, boh, 40 compleanno. Anni, infatti, buon compleanno, perché appunto diventato famoso così in questo nel mondo, no? Che ormai è popolato da tutti i chef, tutti, e lui ha una personalità diversa. Beh, no? Lui è sicuramente ha una personalità diversa, sicuramente è molto bravo nel suo lavoro e si capisce che comunque lo ama follemente il suo lavoro, ma soprattutto la grande invenzione del tonno vitellato è la sua, e poi tutti l'hanno copiata, ma comunque è la sua, è di Antonino Cannavacciuolo. Di conseguenza grande, grandissimo chef. Credo che a differenza di tutti gli altri, io l'ho sempre detto, io non ho mai seguito una puntata di MasterChef, sono robe che non mi interessano, perché poi boh, insomma, mi annoio, poi mi viene fame, non sono uno che ama le robe da cucina. Quella trasmissione che ho menzionato prima, diciamo che aveva un lato molto più divertente, quindi insomma andava a spiare un po' nei ristoranti lo schifo che c'è a volte nei ristoranti, quindi cercava di rimettere in piedi l'attività. Questo è un po' il fine del tipo di trasmissione. Lui però si è dimostrato, a differenza di altri che a volte si vedono presenti in trasmissioni o anche solo gli spot pubblicitari, hanno le facce da indisponenti, sono antipatici, presuntuosi, e se la tirano di brutto. Ora della fine fai da mangiare, quindi credo che ci siano tantissime persone che sono le donne di casa, le casalinghe, le mamme, che sono molto più brave di voi e che quindi magari, ecco, insomma, non lo so, mi sembra un po' un'esagerazione di una professione che è sicuramente vista anche come un'arte, ma che insomma ora della fine da mangiare ce lo facciamo tutti, e quindi ognuno di noi scopre qualcosa, inventa, no? Insomma, qualcosa, basta avere un pizzico di passione, se la tirano. Cannavacciuolo ha questa fantastica caratteristica che ti insegna delle cose, te le fa vedere, ma non si prende troppo sul serio. Ah, che e bello. Quindi però poi insomma, ti
quel che si vede, insomma, qualcosa puoi anche imparare. Ma è cattivo come lo, no, lo disegna? Ti tira delle sberle pazzesche. No. Lui ha il vizio di dare delle pacche sulle spalle. Beh, ma credo che, insomma, da uno che sarà 130 kg, perché ci arriva e li ha passati da un pezzo, sia un bel botto, ecco, da prendersi. Beh, è un però botto è simpatico. È simpatico, poi, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. E credo sia un lato che lo distingue dagli altri. Gli altri non sono neanche i nomi, ti dico la verità, ma mi sembra che se la tirano veramente troppo. Sì, e mi viene l'ansia. Sono tutto lì. Sono bello, sono bravo, sì, eccomi qua. Che fai? Fai da magnà. Vabbè, insomma, sì, poi quelle robettine lì, la roba sporcata, boh, non lo so, vabbè, poi scusate se ho offeso qualcuno, ma insomma... Allora, è vero, però non sapevo, devo seguirlo allora, questo Antonino Canavacciolo. Sì, che adesso penso sia finito dentro Masterchef, perché sì, sono infatti, diventati quattro, sì, difatti sì. Si vedeva la vecchia pubblicità con lui che è arrivato, quindi non so che cosa è cambiato, so che lui è molto, secondo me, più divertente degli altri, finito, basta. Ah, che bello, anche a te ti piace, sì. Sì, molto. Sì. Campano. Infatti sì. Ha questa simpatia appunto sì. di queste splendide persone. Allora, sto vedendo, ecco l'orario. Ragazzi, abbiamo 5 minuti, quindi li spendiamo bene. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi è l'ultima possibilità per avere l'ultimo aggiornamento dedicato esclusivamente all'ultimo numero e al suo vertibile. Seguitemi, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che per l'ultima volta tocco questo quadro, La notte stellata di Van Gogh. Ecco qua che appare il quadro estrazionale e vi devo subito illustrare la condizione del 42-48 di Bari e Firenze. Attenzione, perché questa condizione è quella che ha portato l'altro ieri sera a Genova al primo colpo il 33-55, perché in effetti andate all'estrazione di martedì sera e voi vi accorgerete che il 42-48 era la condizione che ha confermato e ha dato al primo colpo il 33-55. Che ne dite di un bel 90 che nasce appunto dai terzi estratti di Bari e Firenze? Con cosa abbiamo valutato il 90 di Bari e Firenze? Beh, signori, attenzione, perché abbiamo il vertibile e il 90 con un terno secco, ma vi dirò di più. A Genova Milano c'è il miglior terno con il 90 e a seguire tre ambi secchi. E poi attenzione allo speciale 9, numeretto 9, ancora una volta importante nella valutazione del 9 e del 90. Allora, questo importante portale, ovvero l'895095, oggi, in questo sabato pomeriggio, vi conferma lo speciale 990, un terno secco con il 9, numeretto importante. E attenzione, dedichiamo la nostra forza, la nostra energia al 90, perché deve toccare diverse ruote. Tasto 3, dopo aver formulato 895095, e questa valutazione sarà assolutamente vostra e pronta per il concorso di quest'oggi. We'll be right back.
allora stavamo parlando di cibo, tanto per cambiare, noi adesso ci facciamo una bella merenda, ecco. Brava. In attesa della puntata di questa sera, alle 20 saremo naturalmente su Italia 53, dalle 20 alle 20:30 e anche su la TV 164, lì dalle 20 alle 21, quindi un'ora per anche il dopo estrazione. Tu questa sera ci sarai? Sì, ci sono. Per quanto ci riguarda ce la giochiamo, chi ha meno febbre arriva e se va pari veniamo qui tutti e due, vediamo un po', intanto comunque questa sera uno dei due sicuramente c'è, in bocca al lupo in anticipo e grazie. Grazie. Beh, assolutamente sì, grazie a voi qua in studio, grazie a tutti voi. Io volevo ancora dirvi una cosa, che se ancora non l'avete fatto, comprate, procuratevi un quadernetto, un'agenda, perché nel dopo estrazione spesso e volentieri noi spieghiamo delle condizioni e queste sono delle condizioni che potete sempre utilizzare, quindi vedremo se stasera arriverà quella giusta che noi potremo ovviamente trasferirvi a voi. Grazie, buon sabato pomeriggio, mi raccomando continuate ad aggiornare le valutazioni che io e Marco abbiamo preparato a stasera. A dopo, ciao. Ciao.